Ciao a tutti, questo è un viaggio col tubo, oggi siamo a Stanley, siamo arrivati ieri sera, abbiamo dormito qua, adesso vi facciamo vedere un posto dove Andy ci ha portato ieri sera. Praticamente siamo sul mare, qui c'è un'area camping, però dove non ci si può stare di notte, però ci sono le piastre, bagni e tutto. E esattamente dall'altra parte, lì, c'è una riserva per i pinguini. Adesso ve la facciamo vedere di giorno, ma non ci saranno i pinguini perché passano tutta la giornata in mare a nuotare, a pescare e tornano qui solo la sera per evitare i predatori e tornare a casa a fare la ninna. Comunque questa è una riserva, oltretutto piccola, perciò poche persone alla volta, fate silenzio anche perché sennò i pinguini si spaventano e tutte queste belle cose. Queste sono le casette dei pinguini, praticamente ci hanno detto che le hanno costruite i ragazzi o i bambini di qualche scuola. E sono fatte di pietre e i pinguini vivono lì dentro. Infatti quando voi venite la sera e si spaventano, corrono tutti nelle casette. Sono bellissimi! Quindi ci rivediamo al tramonto. In teoria al tramonto salgono dal mare e si possono vedere camminare. E poi di notte si possono vedere in questa zona invece più in alto, dove ci sono le casette, dove c'è l'erba. Quindi a più tardi! Ciao a tutti, stiamo aspettando i pinguini. È il tramonto e comincia a fare buio, ma ancora loro non si vedono. Salterà fuori che hanno incontrato un branco di orche e non se ne è salvato neanche uno. Se non si capisce dal mio abbigliamento, fa freddo e c'è vento. E speriamo di riuscirvi a farvi vedere qualcosa, perché è davvero buio e non sappiamo cosa si vedrà con la macchina fotografica. Se arrivano a breve, bene, altrimenti vedrete delle immagini tipo quelle che si vedono in giro di Bigfoot o robe del genere, o Nessie. Alla fine non sappiamo come, ma i pinguini sono arrivati, non li abbiamo visti risalire dal mare, comunque ora ci sono. Abbiamo preso la torcia per vederli meglio, per farveli vedere meglio anche a voi. E a proposito, se anche voi volete fare un'esperienza del genere, mi raccomando, ricordatevi di non puntargli la torcia direttamente negli occhi, altrimenti li accecate, piuttosto rimbalzategli la luce addosso o puntategli di fianco, o insomma trovate un modo del genere. Questo significa anche niente foto col flash, ovviamente. Però abbiamo scoperto che con le luci rosse non reagiscono, quindi se avete delle luci rosse, usatele. E i rumori che sentite sono veramente i pinguini, quando sono nelle tane però. Quando sono fuori stanno in silenzio per non farsi vedere, ma quando sono dentro fanno questo casino. Quindi se vi è piaciuta la caccia al pinguino, fateci sapere con un mi piace, commentate se i pinguini vi piacciono e ci vediamo al prossimo video dalla Tasmania. Ciao!